Buonasera, benvenuti su Sport Hub, l'unica rubrica che inizia con 40 minuti di ritardo <ride> Ringraziamo i treni, Trenitalia, Trenitalia, Trenitalia Dioparco treni treni eh? No, 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 no eh, Ok, questo non era previsto eh, Comunque ringraziamo Trenitalia perché è esploso letteralmente un treno, cos'era fra Viareggio. Più o meno, Reggio sì. Ok, eh, ci perdonateci se siete cattolici Apri la, la sessione commenti, apri la sessione commenti, che non ci sarà assolutamente no c'è già un commento ah no eh, ok ti sarebbe piaciuto purtroppo non, non ci caga nessuno Vabbè, <ride> parleremo con il vuoto per non, dirlo, al, non dirlo ad alta voce 10 minuti no allora <ride> ehm, oggi avevamo un sacco di cose di cui parlare però siccome a che ora dobbiamo staccare fra 40 minuti perfetto mettiamo dire? un timer no 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 mezz'ora più, più o meno imposta più o meno. un timer di mezz'ora ok Siccome appunto abbiamo mezz'ora Cerchiamo di stringare un po' le cose E cercare di dare spazio alle Sì, ma alle stringhiamo notiziali. esattamente per chi? Stringhiamo Direi per le notizie Di basket purtroppo Perché cioè, dovremmo essere un programma di sport Però finiamo sempre per parlare di Formula 1 Perché vabbè oggi se, se siete interessati Cioè se seguite il mondo della Formula 1 È stata annunciata la nuova Red Bull Però prima Facciamo un preambolo almeno di basket Un briciolino, un briciolino Allora, io parto dal presupposto con una domanda Ovviamente NBA, chi? non basket europeo perché Tu, siamo delle se avessi 92.000 euro Come li spenderesti? 2 milioni di... No, no, 92.000 euro Allora, eh, io prenderei Una Lotus, sinceramente No, 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 c'è cioè chi ha comprato i biglietti per andare a vedere Lakers Pelicans Il giorno in cui LeBron James Teoricamente, no, scusa, non contro i Pelicans Ho sbagliato, contro i Thunder Okay. 92.000 euro per questi biglietti che dovrebbero corrispondere al giorno in cui Lebron James supererà Karim Abdul Jabbar, un uomo alto immensamente. Sì, tipo, sì, se, sì. io, se io e te ci dovessimo unire in altezza, non verrebbe fuori quell'uomo per superare i suoi 38.387 punti in NBA. Lebron ne ha 38.325, quindi teoricamente dovrebbe fare solo 63 punti. Ci sono delle. Oddio, fare 63 punti in NBA non è facile. Il record di Lebron è 61. Quindi a regola si sono comprati i biglietti per questa cifra 92.000 euro. Che non è questa partita, ma la prossima. Okay. Ipotizzando che farà un quarantello, un ventello, un trentello, un trentello e si supera. Però Lebron è stronzo. Forse con i Pelicans dice che proverà a fare 63 punti battendo il suo record mm -hmm. e inculando gli stronzi che hanno speso 92.000 euro. Superando sì, il record della partita prima Sarebbe una cosa abbastanza spiacevole effettivamente Sì sì sarebbe spiacevole Perché non te ne fai più un cazzo Di quei biglietti poi Potevano Vabbè, non, diventare non storici invece no Non te ne fai più niente in generale i 90.000 euro Secondo me se spendi tutti quei soldi per una partita Sì cioè... vuol dire che sei stronzo Cioè devi essere proprio l'elite Dell'elite per poter Devi avere i soldi Io non ho 92.000 euro Se li avessi non li spenderei per dei biglietti Per la cocaina quello sempre, soprattutto in periodi universitari, bisogna tenersi attivi per preparare sì, sì, gli sì. esami. Anche così, i nostri. Cose. Quanti spettatori abbiamo? Uno. Chi è? Non lo so. <ride> oh, due, attenzione. Ben due spettatori in questo momento sperando di non essere bannati a vita per la tua bestemmia di prima. Sì, eh... sì, 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 vabbè, non c'era nessuno nel momento in cui è successo. Sì, il problema è, ci potrebbero fare il culo dopo. Beh, comunque, piccolo <ride> Perdonateci, organizzatori di Radio Eco, cercheremo di Col migliorare. Colpa mia, piccolo recapito per le persone appena entrate in live. Voi spendereste 92.000 euro per un biglietto NBA? Così, tanto per chiedere, cioè, avete 92.000 euro, cosa ci fate? Comprate i biglietti per andare a vedere le bronche super, hai la record di, di Abdul Jabbar. In o vi fate in una pari, vacanza ai Caraibi, bella serie. Ma quante vacanze ti fai ai Caraibi con 92 eh, euro? Eh, appunto, bella serie, nel senso che tipo... Bella, bella serie, fare... devi avere il dio finisci, la finisci con l'insano gesto buttandoti in mezzo agli squali sbranato. Dicendo Ovviamente sì, sotto speso... effetto di cocaina. <ride> Come minimo. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, a parte i 92.000 euro, Lebron è stato soggetto di una bella reazione che quasi quasi, se ce la fai, potresti anche mandarmela in live. Mi fa sempre ridere. Ha subito un fallo, praticamente <ride> a 30 secondi dalla fine, dove l'hanno praticamente violentato in tre, ha subito un fallo e l'hanno violentato più o meno, su se... parole, Va, lancia, lancia il video. Sperando che non esploda il PC. No, comunque spero che abbiate tutti presenti. Visto che anche chi non segue il basket, ci sono stati tipo i per te di TikTok invasi per due giorni di questa scena. Vediamo sì, c'è LeBron vero. che si incazza come se avesse perso alla lotteria per un numero, come se gli avessero ammazzato il cane. Anzi, se gli ammazzassero allora, il cane, probabilmente re reacterebbe in maniera vediamo diversa. se non c'è il copyright perché potrebbe essere un casino. Siccome la partita è fresca, ma basta che cerchi il LeBron uh, si incazza. Dove venirti fuori? Speriamo. Che ha ragione, cioè, ha subito un fallo anche abbastanza evidente. Però porca, cioè, ha avuto una reazione troppo esagerata. Eccolo, cioè, guarda, se piange, dio bono. Ora allora, vediamo se riusciamo a streamarlo senza di Pubblicità di. Streamiamo un secondo. Uh, oh oh. Presenta. Perdonateci, ma siamo un po' fulminati oggi. No, presenta, uh, sì, condividi schermo. Sì, sì, no, perdona. È okay. DSA, è DSA. Possiamo esatto. anche direttamente... Esatto, voi. direttamente, vai. Però che non vediate... Ecco. Come possiamo vedere, sono letteralmente io quando prendo un 11 a un esame, dopo aver buttato via un mese della mia vita. Vabbè, la reazione ci sta, perché alla fin fine, nonostante abbia 38 anni, quindi... No, assolutamente, certo. Perché ci tiene, forse un po' troppo, però, minchia, per... manco ti fossi fatto una raglia. No, vabbè, può starci, diciamo, la, la, la carica competitiva, però effettivamente è sembrato un po' too much come reazione, specialmente perché sei a quei livelli ormai hai vinto tutto, cioè te ne puoi anche sbattere il cazzo. Eh, vuol dire che ha ancora fame. Ancora eh, però, io questa cosa qua della fame non la sopporto. Anche quando si, si parla lì di personaggi come il famigerato Lewis Hamilton. Che lo vedi frignare perché non ha vinto una delle sue due centesime gare. Tipo, poverino. Cioè, se pensiamo, cos'era Ungheria quando Russell ha fatto la pole? Sì, può essere quello. In sì. Ungheria, Russell fa la pole. Piove, boh, sembra che fosse morto il padre, la zia, la cugina, il fratello. No, semplicemente il tuo compagno di squadra ha fatto una pole position cioè vabbè. Questo qua mi pare un po' un Rosic, però ci può stare. Sì, ma non reacta così Leclerc neanche quando box viene costantemente fottuto dalle sì, strategie no, vabbè, di Reda. No, quindi... è, <ride> è, è un fallito, è un fallito che ti potrebbe comprare con i soldi, che sì, potrebbe ma... comprare questo studio, l'università e noi. Sì, sì, però resta pur sempre, a mio modesto parere, dei dei piloti che hanno vinto di più, uno dei più frustrati, perché, cioè, se tu guardi, tipo, Schumacher a fine carriera, quando gli chiedevano cosa ne pensi di un eventuale pilota che possa farti il, cu cioè, farti il culo, il culo nel, sì. cioè, battere i tuoi record, lui aveva detto, eh, cioè, i record sono fatti per essere infranti, sono in ordine delle cose. Invece Hamilton ha sempre questa carica cattiva, come se sembra che gli abbiano tolto tutto, cioè, alla fine... Perché gli hanno tolto tutto a mio fratello. Cioè, alla fine... Possiamo dire che ha avuto una carriera da Madonna se consideri che lui, al suo primo anno in Formula 1, si è giocato al mondiale, e l'anno dopo l'ha vinto. Cioè, vabbè, eh, e ricordiamolo, povero Massa. Lui non sì. ha reattato come LeBron quando l'hanno fottuto in Brasile. Eh, anzi, però appunto abbiamo sviato un po' troppo. Però appunto il discorso è questo. Secondo me, poteva evitare. È anche vero che forse nell'ambito del basket, il Rage ci sta di più perché sei. come posso dire? In un gioco di squadra quindi dipende non solo da te la, uh, la vittoria, ma dipende anche dagli altri. Quindi diciamo che devi trovare anche un capo espiatorio, magari trovi la colpa anche in qualcun altro. In questo caso, nell'arbitro ovviamente, perché. Vabbè, l'arbitro comunque. Uh, nel calcio c'è il VAR. Noi non parliamo di calcio perché l'università ha il programma per il calcio, no? Perché il calcio non è uno sport, no, Il calcio è uno sport, fottiti, eh, ci sono scimmie che giocano. Cioè proprio nel senso... Vuoi quindi, che ti infili il microfono dove non batte il sole? Ma Io sinceramente se tu vedi tipo Cassano è il l'unione fra un <ride> macaco <ride> e un essere umano. Vabbè ma Cassano è Cassano. Cioè poi vedi Buffon un ludopatico che continua a giocare per eh, smaltirsi i debiti di gioco. Cioè comunque Com gente di spessore. Ma andiamo avanti. Ecco Carmi. Buonasera, buonasera. Dice buonasera. la sua: faccio merda e forza Lazio sempre, ma non continuo, per, non per i motivi non calcistici. Continuo a non capirla. Comunque sia, ritorna un attimino sul discorso della Formula 1 e di. Che allora, è stata presentata sul la Red Bull. Nel discorso Formula 1 sono state presentate due macchine per ora, la nuova AS che possiamo vedere in tutto il suo splendore di tutto rendering <ride> e perché, eh, perché non è palesemente l'auto nuova non è successo già l'anno scorso no no, no no assolutamente ma molto probabilmente sarà dovuto al fatto che come anche l'anno scorso la la AS ha mantenuto segreto fino all'ultimo il proprio beh perché proprio in effetti l'anno scorso doveva nascondere quell'incredibile macchina che poi si è rivelata essere Sì, no, è, 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 si è rivelata comunque un'ottima macchina un secondo che non mi fa streamare la, la finestra giusta ok forse ora dovrebbe andare vediamo uh, finestra eccola qua perfetto come possiamo vedere appunto è palesemente un rendering 3D non uh, non è un'auto vera 99 su 100 è dovuto al fatto che come l'anno scorso, la Haas sarà, diciamo, una Ferrari in miniatura, una Ferrari depotenziata. Sì, vabbè, se le prestazioni sono quelle dell'anno scorso, allora vabbè, che cos'è? Una gavetta? Sono, sono passati dall'avere un bidone nel 2021 ad avere un'auto che comunque andava a punti. Poi lascia stare che Schumacher preferiva schiantarla contro i muri, però Magnus ne ha provato a fare qualcosa. <ride> e diciamo che alla fine anche nell'ultima parte di stagione Mick si è un po' ripreso però non è stato abbastanza infatti vabbè lui ha anche la pressione cioè c'è il padre che porta lo sì, stesso cognome sì però cioè, lui ci ha avuto due anni per prepararsi e l'unica stagione in cui ha battuto il suo compagno di squadra era perché aveva Nikita Mazepin io, spin. io questa cosa qua di, cioè se tu ci fai caso, figli, parenti dei piloti, a meno che i piloti, i padri non erano dei falliti come Verstappen, che suo padre era un fallito, ci cioè, ricordiamo vabbè. tutti perché ha preso fuoco, non per altro. <ride> è vero, cioè povera... Suona male No, forse fu... eh, allora, chi è chiaro perché non l'ha informato, il papà di Verstappen è vivo e vegeto, però nel, nel 95... Non me lo ricordo. Vabbè, sì, si è preso il bocchettone della benzina è uscito fuori, ha preso fuoco la macchina, ce lo ricordiamo solo per quello, perché per il resto è il pilota Jos Verstappen sì l'unico olandese insieme al figlio ad essere incazzato come una iena perché io sono stato in Olanda sono tutti gentilissimi la famiglia Verstappen sono la, la gente più <coughs> cattiva del mondo ascolta papà Verstappen ha abbandonato il figlio eh ci terrei a sottolinearlo sì vabbè ha fatto bene <ride> Eh, fatto stacca appunto la las la quest'anno vediamo quanto tempo abbiamo veramente 25 minuti okay, abbiamo 18 minuti eh, allora posso continuare eh, la las la quest'anno probabilmente proseguirà con la tecnica dell'anno scorso ovvero quella di fare da scuderia satellite dalla ferrari che garantirà comunque le prestazioni civili il motore ferrari che si spera essere finalmente affidabile hanno mostrato il ruggito del motore endotermico che montiamo quest'anno sì, sembra un gattino che fa le fusa il problema è che anche Lì cioè, può essere figo quanto vuoi. Il sound del motore, ma che cazzo? Sì, indipendentemente fare? io vado a segarmi sui V12. C'è anche, anche la Lotus del 2012. Suonava da dio. Peccato che non ha vinto un cazzo. Quella macchina ha vinto qualche gara, ma perché c'avano Raikkonen. Sì, no, ripeto. cioè, Manco poi dicessi, sì. Oh, il ruggito. cioè eh, mettiamo mh. altre inquadrature. è cioè una roba abbastanza. Poco cattiva, non sono motori che dici. Sì, poi, poi vabbè, ovviamente era in un luogo chiuso, quindi eh, come posso dire, è depotenziato perché sennò ti sfasci in Sì, no, poi già potevi sentire in sottofondo gli ingegneri che dicevano: Oh, non esagerate, eh, che poi esplode. No speriamo di no a quello perché da quello che si pensa sono riusciti a recuperare i 30 cavalli che erano stati tolti perché tutti dicono eh, hanno guadagnato 30 cavalli, no semplicemente non li puoi recuperare più i 30 cavalli perché i motori sono congelati quindi di sicuro avranno migliorato l'affidabilità e ora possono usare il motore si spera a piena potenza e se non a piena potenza comunque si pensa abbiano recuperato 20-30 eh, cavalli Che erano quelli che mancavano sì, l'anno sì. scorso alla fine e per quanto riguarda appunto sempre il mondo Ferrari, abbiamo avuto l'arrivo di Vassor ufficializzato. Ha La detto belata. tutti, ovviamente, sono già esaltati. Perché sono... lui è francese. E anche Jean Todd era francese. Non capisco connesso fra le due cose. Entrambi non si puliscono il culo. Cioè. Tu, io eh, veramente il tifoso Ferrari penso sia la persona più scema Dio santo, al mondo dopo probabilmente i tifosi del calcio. No, si scherza. Eh, ma eh, ok, mi sta per arrivare dell'acido. Devo, devo prendere un oggetto contundente da lanciarti addosso. No, vabbè, cavolata a parte. Eh, cioè, più che altro vedo il solito problema ogni anno. Eh, Vassor. Sto per essere ucciso in live. Ehm, Vassor ha appunto comunque detto che la squadra è molto unita. Che a fine anno, lui si, si prospetta comunque di cercare di vincere il mondiale. Cioè ha detto che sarà un ottimo mondiale. Se lo vincerà. Però non ha detto che lo vinciamo, quest'anno, anche perché la vedo molto dura, sinceramente, perché Ignachi Rueda è ancora dentro e non l'hanno cacciato fuori. <ride> sì, ma no, ma poi ci girano molto intorno. Non è che ti dicono l'obiettivo chiaro? Sì, potremmo però non lo ma, so ma poi il problema è anche lì cioè è ovvio che tu non puoi dire faremo schifo al cazzo c'è cioè una questione anche di Di ma, esatto brand. sì sei... cioè devi illudere un po' le persone no ma poi tu sei la squadra la scuderia più forte della storia è ovvio che non puoi dire no noi cavami puntiamo cavami quella merda cosa? quella cazzo di macchina no ma dai è carina cioè non è eh, la preferivo l'anno scorso cioè vogliamo mettere una foto di Frederick no, no 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 metti la nuova la nuova la nuova Red Bull Adesso ne tra parliamo. virgolette. Però per finire il discorso, appunto, perché non, non ci sono foto nuove. Non lo so, allora io, so, lei comunque, per io so solo che, che mi sono addormentato oggi, un'oretta mi sono risvegliato nel 2022, se quella è la nuova macchina. Sì, assolutamente. No, e per finire appunto il mio discorso <ride> è che il problema dei, dei tifosi Ferrari è che si illudono troppo. Cioè io mi ricordo l'anno scorso, dopo la seconda vittoria stagionale, ovvero quella di in Australia il buon Leo Turini che è un cialtrone secondo me secondo eh, tutti. ha avuto la brillante idea di dire di paragonare la F175 e la F2004 e dire che Charles Leclerc ha lo stesso stile di guida di Michael Schumacher per l'amor di Dio, Leclerc è un bravo pilota ma direi che a 24 anni che ha ancora tutta la carriera davanti giudicare, paragonare uno che non ha ancora vinto un cazzo a un sette volte campione del mondo potenzialmente 8 volte campione del mondo se contiamo... L'annata del, del 99, del 98, perché diciamo ci sono state un po' di sfighe. L'annata della ruota. Sì, vabbè, di Coulthard deve stare molto attento <ride> perché un giorno verrà sfregiato con l'acido. Secondo me, da qualche tifoso Ferrari o da qualche tifoso Ferrari mafioso. Sì, no, oppure da, da, da Schumacher stesso che tipo ritorna in ottima forma e lo va a picchiare di persona. Andiamo un po' a vedere quanti spettatori abbiamo in questa bellissima live. Abbiamo perso gente, eravamo a 5, siamo a 3. Vabbè, sono comunque tre persone. Nico Carmi. Sei ancora dentro? Secondo me, è morto. È andato loro personalmente a sfregiare. È andato a sfregiare a parte che penso fultati. che non gli succeda un cazzo, perché con quella mandibola quadrata, secondo me, è tipo in amianto. Sì, è tipo teschio rosso. <ride> esatto. <ride> cioè... Infatti, anche lì è assurdo, come abbia fatto a fare la carriera pilota. Di chi, Ma c'entrava esatto. C'entrava nel taglio. Secondo nel me casco. si dipingeva la faccia non ha indossato il casco. Può essere. Comunque, parliamo invece della Red Bull. Oggi abbiamo assistito alla più grande minchiata della storia del motorsport. Innanzitutto, parliamo del fatto che hanno presentato la macchina a New York palesemente per imbonarsi il pubblico statunitense. E certo, da, ora... da, tra poco arrivano i Gran premio in America. Esatto, eh, quelli, perché quelli ora belli. la Formula 1 sta avendo grande successo in America grazie a quel bidone chiamato Drive to Survive. Infatti, la cosa cringissima di questa presentazione è che non è stata la presentazione della macchina, ma la presentazione di quanto sia figa la Red Bull. spoiler Non lo Esatto, perché non ha storia eh, è la Jaguar pitturata ehm, e che ha vinto dei mondiali perché Alonso non aveva una macchina decente perché sennò Vettel se lo sogna ancora la notte. Valencia 2012, e li Baucia con una macchina di merda, l'ho annichilito. Sì, che lì si era fuso il motore, ma andiamo avanti. Fatto sta che la presentazione è stata un po' cringina perché ci sono state comunque, è durata più di un'ora e per, la prima, per i primi 30 minuti si è parlato solo di eh, Olimpiadi, eh, atleti di sport estremi, cito qua i nomi presenti perché non me li ricorderò mai. Ah, eh, e forse è morto qualcuno anche. Sì, <ride> probabilmente speriamo che. Aspetta che lo google. Il buon Stefano Domenicali stia bene perché era invitato anche Stefano Domenicali, ma in, in diretta, appunto, al momento della sua presentazione, non si è fatto vivo. Quindi speriamo che il buon Stefano. No, si non, non, no non è morto. Per ora, <ride> non, è, non, non è morto. No, aspetta, tre ore fa dice. Ah, perché è tornata la Ford. Fa è un ritorno importante per il nostro campionato. Le ultime parole famose prima <ride> di morire. La, non lo so che fine abbia fatto eh, lui. No, ecco. Appunto, il problema di questa presentazione sono state appunto queste cose qua. L'eccessiva intromissione di altre cose esterne, cioè. Cito testualmente, sono stati invitati Elin Gu, che era la campionessa di sci freestyle che di recente ha vinto anche un oro olimpico Che ovviamente c'entra tanto con la Formula 1, è proprio la stessa Poi, cosa, no, ma noi siamo a risposta. Miles Chamley, che è un per chi non lo sapesse, è un è uno schermista. Anche lui vinto, ha vinto le Olimpiadi. Zeb Powell, che non è Zeb 89 te spoglie, Peccato. che è uno snowboarder, e e poi un altro atleta del quale ora non ricordo il nome. fatto sta che cioè, sono stati lì mezz'ora a chiedere a questi atleti, sì, tutto molto interessante, ma la macchina quando cazzo ce la fate vedere? Per, per poi aspettare una quarantina di minuti per vedere questa che è la stessa livrea dal 2016. E va bene. No, che... da prima del 2016. No, dal 2016 è così la, la livrea. Nel 2015 era, sì, era più blu che nera. Sì, sì, sì. Sì. E poi eravamo... Faceva cagare comunque sì, per l'anno discorso per amor di è carina, però a un certo punto bisogna cambiare perché se no si fa la fine della McLaren negli anni '80 con la livrea Malboro. Era bellissima, taci. Sì, ma la lunga quando, rompe il cazzo. Quando cominceranno le rubriche sui mondiali storici, noi parleremo di quelle macchine. Tu non rompi i coglioni. Vabbè, però c'è da dire che i designer lì veramente non facevano un cazzo. Cioè, essere assunti come designer alla McLaren significava arrivare lì, <ride> sedersi e dormire, perché, <ride> sì. e lo stesso vale per la Red Bull ora. Quasi quasi eh... potremmo lanciare una candidatura per i designer della Red Bull, fanno contro il C e contro il V direttamente sì, ogni anno. Cioè, ma... Anzi, sono... l'anno scorso si sono sforzati di più perché dovevano adattare la vecchia livrea alle macchine nuove. Quest'anno è proprio uguale. Quest'anno proprio proprio zero, si sono dovuti... Sì, no, ma te l'ho detto, ho dormito oggi un'oretta nel pomeriggio, sai no, all'età quasi 21 anni. Mi sono risvegliato, vi sono chiesto: cazzo, sono il 2022. Sì, l'unica cosa che sembrerebbe essere cambiata è la frontale, ma anche lì non lo possiamo sapere perché, mio, perché probabilmente sarà l'ennesima macchina prop. Cioè una macchina finta, magari anche l'auto dell'anno scorso con un alettone finto. Messo, messo lì per, per magari fare speculazioni. Ma a me sembra esattamente oltre al livello estetico della livrea. Eh, ma anche a livello proprio di come è fatta, mi sembra l'autore dell'anno scorso. Ma, sai, ma anche la Mercedes l'anno scorso aveva presentato quella macchina strana con le pance sì, alternative ma di... piatte, ma poi alla fin fine 600, quando arriveremo a Barcellona ci saranno delle modifiche. C'era dire che la, la Red Bull ha meno da modificare perché si è ritrovata con il progetto vincente. E beh, con tutto il catering che hanno speso. Sì, sì, vabbè, grazie al cazzo, <ride> cioè, se mi dessero anche a me 2 milioni di euro. <ride> no, vorrei... no, non due, quanti erano? 7 milioni sì, di 7, 7, 7 dai 10 7, stavo citando il venditore di tappeti più grande di tanto, eh, però, per appunto, tra l'altro, qua c'è penso non esista. Questa perché non hanno mai corso con la livra bianca. No, ma io invece ho un'altra domanda. Oltre alla morte di Stefano Domenicali, che, sì, che non si è presentato, Google dice ancora che sia vivo. È nato l'11 maggio del 1965, ha 57 anni e adesso la data di morte non c'è ancora. Magari era sul treno che ha fatto ritardo per Livorno, no, che, che ha preso no, a New York, teoricamente. Tutti vanno a Livorno. È tornata la Ford. L'ultimo mondiale che hanno vinto loro è stato quello con Schumacher nel 94. Sì. Comunque la macchina è un po' sospetta. Un po controllo, controllo trazione. Sì, sì. No, queste... l'ultimo mondiale era il 95-95. No, era no, no, era il 94 l'ultimo di Ford. Ho controllato personalmente. Perché il 95 era già Renault no, la... Sì. 94 con Benetton Ford, l'anno in cui morì Senna. Piango ancora, anche se non c'è. Hanno esatto. vinto loro con questo contro l'otrazione sospetto. Ci sono state un po' di speculazioni e tuttora ci sono. Sì, assolutamente. Ma a parte che non è speculazioni, è stato quasi confermato che. Sì, praticamente sia... sì, avevano un pochettino di agevolazioni come noi di SA più o meno, con l'unica esatto. differenza è che le nostre sono legali. In ogni caso, a quanto ho capito, andranno a lavorare con quelli che già di loro rubano, anche se sono in sì. onda. Quindi immaginati i ladri su ladri, è proprio mafia. Vabbè, non è... lì nel caso, non era eh, nel caso del. come cavolo si chiama? launch control una cosa di direttamente gestita da, da Ford perché i Cosworth era il motore dei poveri che però se eri bravo a moddare ti, ti facevi una macchina madonna sì. perché la figata del Cosworth è che non ti costava un cazzo e ti permetteva di spendere tutto il resto in aerodinamica. E il problema è che o la fortuna è che Ford dovendo rientrare ora in Formula 1 non ha il know-how tecnologico cioè, deve ripartire da zero. Quindi, molto probabilmente la Red Bull inizierà comunque il 2026 svantaggiata. Beh, ma chi te l'ha detto questo? Scusa, se sono. Vabbè, un... se gli danno le papagne, è ovvio, sono buona anche No, vabbè, ma nel senso, sono appena entrati in una cosa che è abbastanza grossa, dove si spendono abbastanza tanti soldi. Non credo ci siano entrati così. Uè, ragà, voglio tornare no, in Formula assolutamente, 1. Assolutamente, però, non è detto che fin da subito possano performare. Vedi Honda, quando nel. Cos'è, tornata nel, 2000, nel 2015, quando tornò nel 2015 con McLaren era un motore di merda ed è diventato un motore buono verso il 2020 tant'è sì. che poi nel 2021 Verstappen ha vinto il mondiale e ti dico un unico nome Brown GP sì eh, no lì era Mercedes era motorizzata Mercedes sì no ma per farti capire entro spacco esco sì però lì era una cioè no, noi stiamo parlando di motori non stiamo parlando di di aerodinamica perché la Brown GP viveva di doppio diffusore infatti poi quando le altre macchine hanno iniziato ad adottare il doppio diffusore lo ha preso nel culo e hanno vinto solo perché appunto avevano un vantaggio mostruoso rispetto agli altri, cioè in ogni caso credo che Nico Carmin ci abbia abbandonato sì, ha detto eh, soltanto calcio merda e, e ass. Ass, ass ok culo cool, perfetto ha perfettamente senso come commento sì no perché stavamo parlando dell'ass probabilmente da un po' orni ci vabbè evidentemente da quando Ford rientrerà in Formula 1 e si unirà agli uomini del catering, altro, catering probabilmente bellissimo è... che molti influencer del calibro di Tonio vabbè è napoletano cosa ci dobbiamo aspettare da lui sì sì sì, sì. Eh, no, stavo per citare la mafia Rastro che è un fallito che si sponsorizza con, uh, con gli adv di youtube uh, io ormai c'era un periodo che c'avevo l'apertura su tiktok, su instagram su, su pure sul cesso tutti dicevano eh ma Ford non ha mai, non ha mai partecipato in Formula 1 ma scusate ma il Cosworth che cazzo lo faceva? Lo faceva mia nonna vabbè ho capito ma stai comunque parlando di produzioni di motori alla fin fine c'è cioè anche la McLaren uh, di Senna 88, 89, 90, 91, 92 93, eh, no e 92 basta eh. poi 93 si va a Ford anche lì era comunque McLaren Honda ma che cazzo se la cagava la Honda? Sì, però io dico, ora molti influencer, perché io, questo qua è un appello più generale, stanno dicendo che Ford non ha, eh, ha esperienza in Formula 1, ma cioè, basta andare avanti, indietro i vent'anni perché il Cosworth è rimasto fino all'inizio anni 2000 come motore a servizio sì, de, sì. Eh, delle scurerie. Ma cioè, a me quello che tilta è che. Ci sono un sacco di persone palesemente che parlano di Formula 1 ora perché è di trend. Ma non capiscono un cazzo! Non, non sanno la storia basica. Cioè, è gente anche più grande di noi a volte che ne parla. Cioè, io all'epoca non, non mi ricordavo un cavolo, ero troppo impegnato a cagarmi addosso nel pannolone. Però. <ride> Ci poi, sono priorità nella vita. Sono cresciuto e mi sono recuperato tutto quello che c'era inizio anni 2000. Cioè. So del, della grande giocata, cos'era. In Francia de, di Schumacher, dove fecero tipo quattro soste per annichilire Alonso nel 2004. So del Mondiale del 2008, no, il Mondiale del 2008. Me lo ricordo, uno dei miei primi ricordi di infanzia legato alla Formula 1. Pensa che merda, boia, veramente. E... Eh, per le persone che magari seguono e non hanno capito, abbiamo vinto il Mondiale. Abbiamo, si intende la Ferrari, un po' come l'Italia. Ha, ha vinto il Mondiale per un giro, poi ha preso per 30 nel culo. secondi, per, 30, no? sì, 30 meno di un giro, poi lo hanno preso nel culo alla fine. Chi è il bastardo che si è fatto passare Glock, dentro? ma non è sì, colpa Glock. sua, non è colpa sua, no. gli hanno montato le Slick, cioè, gli hanno montato le slick sul bagnato. Cioè, a meno che non sei Schumacher, Dio Santo, ti chiami Senna, sul bagnato Bravo. non ci giri. Cioè, quelli sono gli unici due piloti che sanno andare sul, sul bagnato. Comunque sì, a noi fra quattro minuti chiudiamo la e live. Infatti, come ultime cose da dire, appunto, questa presentazione Red Bull, sinceramente, mi è sembrata tutto un enorme spot per dire. Noi siamo la squadra che la FIA decide di far vincere perché nessuno mi toglie dalla testa che sia tutto un enorme complotto. Sì, per... È abbastanza difficile. Da togliere gi già solo il fatto testa. che doveva esserci domenicali. Cioè, in qual tu quali altre presentazioni di macchina hai visto dove arrivava domenicali? Cioè... Ma è morto. Ah, vabbè, ora <ride> ci dispiace Fammi ricordare il Ci dispiace per Stefano. però, cioè anche questa cosa qua che il presidente della Formula 1 si presenta alla presentazione de, di una scuderia singola mi sembra un po' fazziosa come cosa Eccolo e poi un'altra cringiata mostruosa è stato dove per 10 minuti nel momento in cui per 10 minuti hanno parlato esclusivamente di Drive to Survive che è un programma che, di merda e del fatto che Verstappen quest'anno ci sarà su Drive to Survive, ma noi che cazzo ce ne deve fregare Mentre ci sono le distorsioni audio che spero sì, che voi non sì, sentiate. Sì, sì, dà abbastanza fastidio. E... Sì. Comunque, effettivamente sì, uh, il presentatore annuncia un ospite veramente speciale, chiamando sul palco Stefano Dominicali. Ma Stefano non arriva. Non lo vedo arrivare, ma è stato picchiato dai ex <ride> sì. tifosi Ferrari per sì. aver rovinato il Mondiale dal 2008 al 2014. Vero, vero. Qui dicono, non lo vedo arrivare, ma è qui, commenta inizialmente il presentatore, e continua con un «sta arrivando» e Max Verstappen, figlio di Troia, Scherza con un sì, si sta nascondendo. E niente. Fortunatamente, no, speriamo... amici miei, ho saputo che Stefano non è qui e non arriverà. Per questo scusatevi. Uh, non lo so, no, Stefano, se magari vedrai mai questa live, improbabile. improbabile, Ma sappi speriamo che noi ben... ti vogliamo vivo. Ti vogliamo bene. Eh, però potevi farla un po' meglio la macchina nel 2012, nel 2010, così magari poteva vincere. So che non difendeva... Potevi non dare i mondiali alla Red Bull. Sì, però lì era colpa tutta dell'organismo, non è colpa del team principal. Anzi, forse ha fatto fin troppo, considerando lo sfaccello. Almeno lì si arrivava sempre secondi in classifica piloti. Ora, se arrivi in classifica piloti è un miracolo. Cioè... È vero, ormai sono minaccioso. Io, io ero alla gara di Abu Dhabi che mi stavo cagando addosso. Sinceramente ero tipo lì, dicevo cazzo se Leclerc arriva terzo sul mondiale per impazzisco, almeno secondo ce lo siamo tenuti. In ogni caso, c'è una persona in live e io chiudo la live facendoti una domanda. Tu, se avessi 92.000 euro, cosa compreresti? Perché c'è chi con 92.000 euro ha comprato un biglietto per andare a vedere una partita in NBA. Hai 92.000 euro, puoi comprarci quello che vuoi. Cosa ci compri? Basta, tutto qua. Poi rispondermi, puoi puoi rispondermi? Puoi non rispondermi, puoi andare. No, quello no, non ce lo manda. Io ho detto che voglio comprare il Keshon. Ma perché... il Keshon costa meno di 92.000 euro. Vabbè, ne compri più di uno. Ma non credo ci sia più in vendita. Con questo, diciamo che si può dire è finita questa live. Speriamo di esservi stati di Calvario, compania. calvario. Ma e ci dispiace per la brevità della live. Ma purtroppo abbiamo avuto sia problemi tecnici che problemi di Trenitalia. Che quelli lì. Non sì, da io noi. volevo anche lanciare il nuovo opening che dura veramente poco. Ma non ce l'ho fatta perché la vita fa schifo. Ma va bene così. No, vabbè. Oh, cazzo. Sarà faccio... per la prossima no no no, 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 no. Lo lanciamo adesso per divertimento. Eh, lo devo sì. Eccolo qua. Eh, Come è bello. Verremo bannati no. Attenzione, attenzione. Questo programma non vi insegnerà un cazzo perché condotto da degli esseri di merda che vivono nella merda privi di lauree. Non l'avevo ancora sentito. È consigliato solo se provvisti di lassativi o armi Basta. da fuoco di medie dimensioni. Buona serata. Grazie, buona serata ragazzi.